Uomini e donne, dubbi su Nicola e la tronista accusata di ingannare la redazione. Piovono dubbi su Nicola, la nuova tronista di Uomini e Donne che da qualche settimana ormai sta portando avanti il suo percorso all'interno dello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. L'ultima puntata è stata caratterizzata da una durissima presa di posizione da parte di Gianni Sperti nei confronti della giovane tronista. L'opinionista ha notato degli atteggiamenti strani tra la tronista e il suo pretendente Andrea e non si è fatto problemi a smascherarla in studio, alimentando sospetti e dubbi. Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e Donne prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5. Tra i protagonisti di questa edizione, continua ad esserci la giovane Nicola. La tronista sta tenendo banco in studio con le sue vicende sentimentali che alimentano anche un bel po' di critiche e dubbi. I colpi di scena non sono mancati, al centro dell'attenzione, nel corso dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5. C'è stata la durissima presa di posizione da parte di Gianni Sperti, piuttosto critico e duro nei confronti della tronista. Il motivo? Gianni ha notato degli atteggiamenti strani in trasmissione tra Nicola e il suo pretendente Andrea e non ha perso occasione per evidenziarli e sottolinearli. Secondo l'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5, Nicola starebbe ingannando la redazione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Perché potrebbe sentirsi in segreto con il suo pretendente Andrea. Il sospetto, quindi, è che i due abbiano modo di sentirsi al di fuori della trasmissione di Maria De Filippi. In segreto e quindi starebbero portando avanti solo una sceneggiata in presenza delle telecamere per arrivare fino alla fine di questa edizione e compiere la scelta finale. A questo punto, quindi, resta da capire cosa succederà nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne di questa stagione, in programma l'8 e 9 aprile. Nicola e Andrea mostreranno sempre più segnali di complicità, destando ancora più sospetti da parte di Gianni oppure ci sarà un cambio atteggiamento per non dare troppo nell'occhio? In attesa di scoprirlo, l'attenzione è incentrata anche sul percorso del tronista Luca Daffreche. Fino a questo momento, sembrerebbe non aver trovato ancora la sua anima gemella. Il suo percorso, così come quello di Nicola, al momento non sembra convincere più di tanto gli spettatori e fan della trasmissione Mediaset, che tutti i giorni seguono le nuove puntate su Canale 5.